Ma buonasera, ben trovati al convento, ragazzi. Ciao, buonasera. Per fare la rima, quale bel vento vi porta qua? La rima? È la rima. Cosa fate? Addio qua? Al celibato. E lo sposo quale sarebbe? Sono io. Ah, ma proprio te. Ciao, carissima. Come ti chiami? Andrea. Per gli amici Streppi, scusami. Streppi? Streppi. Strepitoso. Bravissimo, strepitosi. Strepitosi, va benissimo così. E da dove arrivi, Streppi? Arriviamo da Lumezzane. Lumezzane, vicino a me. Fate un urlo per Lumezzane? Voglio sentirvi. Con chi ti sposi? Quando mi sposo? Con chi e quando? Mi sposo con Federica il 31 maggio del 2014. Vuoi dire qualcosa alla Federica? Di fare la brava. Perché tu lo fai? Assolutamente. Federica! Siamo in diretta? Federica, fino a poco fa è stato qua. Poi... Oh, dai. È bravissimo, dai, tranquilla perché è bravo. Quindi il tuo Streppi è molto fedele. Sì. Sì? Sì. Lo potresti giurare? Sì. Allora giuralo. Lo giuro sulla mia vita. Fateli un applauso, ragazzi. Dai. Allora te devi uscire fuori. Fuori. Faccio come Jerry fuori, Scotti. Fuori. Fuori. Faccio come Jerry Scotti. Però. Allora ragazzi, quindi visto che siamo qua a fare un bel karaoke, che canzone ci cantate? Laura non c'è. Di? Neck, Neck nomination. Quindi per noi. DJ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. DJ. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te sei qua e mi chiedi perché. La voce niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male non lo sa. E non mi è mai passata, Laura non c'è. Credo che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non vorrei stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare ho fuso, se vuoi ci andiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta, stai con me. Sono stato cazzo posto, ci sei te, ci sei te. Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio. Io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basto. Sai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so cosa fare. Credo che sia logico, per quando io provi a scappare, lei c'è. 5, 6, 7, 8, up! Non è che tu sia un'emergenza, ma tre tenore c'è. Solo lavora la mia coscienza, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi.
non è lo stesso, ora so c'è ancora il suo riflesso dentro di te. Mi dispiace, non ho passo. Laura c'è, Laura c'è. No. C'è ancora il suo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso. Laura c'è, Laura c'è. Sì, 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 fantastici, bravissimi ragazzi di Lumezzane. Grazie. I ragazzi di Lumezzane che festeggiano Andrea, grazie, il mitico, grazie, Andrea, grazie, il ragazzo, grazie, fedele, il ragazzo che pensa alla sua futura sposa costantemente. Esatto. Eccezionale, una roba, tu sei di parte, vero? No, giusto? Dopo dirai 50 euro. Andrea, Andrea, una domanda che ci è sorta spontanea a me e Alexa. Volevamo sapere il posto più strano dove hai fatto l'amore. Oh. Poi ve lo racconto io. Dai, vai che dopo te lo dico io. Sono curioso anche io, Andrea. Però sii sincero. Sul letto di Franco. Sulle scale di casa. All'aperto. Allora, posso dirlo io? Forse non è strano. Allora, ragazzi, io l'ho fatto innanzitutto all'alta quota. Oh. Quindi? Bravissimo. Wow. È bellissimo. È bellissimo. E certo, beh, anche se facevamo fatica, però proprio quando decollava, no? Perché perché non si può dire. Perché? Scusa, no, no, vai avanti. Usa un attimo l'immaginazione, dai, quando decolla. Decolla. Prendi la coda. Prendi la coda. Allora, ragazzi, lo scoprirete fuori onda, il perché. Alexa ha preferito farlo durante il decollo e non durante il volo tradizionale, ecco, una ragazza che fa decollare Alexa, però il nostro sposo è riuscito a rimanere fedele e sano. Sobrio. E spero che lo sarà comunque. Come? Spero che lo sarai sempre. Ho dei dubbi. Che sarai sempre fedele. Ok, l'ultima cosa, perché Alexa è curiosissima anche di sapere come hai fatto a chiederle di sposarti. Ah, volevi sapere anche un'altra cosa? Vabbè, quello fuori onda te lo chiede anche. Gliel'ha chiesto lei. Ah, gliel'ha chiesto lei? No, gliel'ho chiesto a Rimini. A Rimini? In acqua. Mi sono inginocchiato. In acqua. Mare, sì. Si è soffocato. Sì, con le bombole, con le bombole. Con le bombole. No. Hai fatto l'apnea, non ci credo. Brava. Sotto l'acqua, bellissimo. Così non capiva, così non riusciva a capire. La domanda sorge spontanea, dopo che cosa? Una sana nuotata? Sì, esatto. Sì, sicuro, in acqua, una sana con lei. Hai detto bene, una sana nuotata. Se ci fosse stata Alexa, sarebbe stata una sana nuotata? Sì. Giusto. Sì. Sarebbe un volo a settimo cielo. Oh. Prendi l'aereo, poi sei. Ok, comunque gliel'hai chiesto in acqua. Esatto. Sì. Sì. Ci toccavi? Toccavi? Era bagnato. Lui o lei? Toccavi tutto in acqua. E cosa hai tirato fuori dall'acqua? Ma no, cosa avete capito? Ma no, come siete maliziosi? Pensavo l'anello, vedi che l'anello, ce n'è uno. L'anello. Da dove l'ha tirato fuori l'anello? No, l'anello quello per dal costù. Va bene, sono storie molto strane, molto particolari. Ci chiederemo anche come è andata a finire, però lo scopriremo nella prossima puntata. Va bene, ragazzi. Ok, abbracciate lo sposo, abbracciatelo, tenetelo stretto, tenetelo vicino, perché Andrea di Lumezzane, detto lo Strepi, si sposa Federica.